detto qualcosa, almeno per sommi capi, sulla vicenda galileiana, identificando i tre aspetti, teologico-esegetico, filosofico e scientifico, in cui si annidano gli equivoci più rilevanti, diciamo qualcosa anche sulla questione evoluzione, evoluzionismo, creazionismo, eccetera. Ecco, un altro problema intorno al quale si sono venuti a formare molti equivoci e luoghi comuni si ricollega alla teoria dell'evoluzione di Darwin, il quale tra l'altro ha scritto anche delle pagine molto belle su Dio come creatore, eccetera, quindi non era poi una persona così ostile, anche se ha avuto le sue posizioni, ma poi soprattutto chi è venuto dopo ha anche maneggiato molto le sue cose. Oggi c'è un grande dibattito, soprattutto negli Stati Uniti d'America, tra evoluzionisti e creazionisti. No? Evoluzionisti, evoluzione vuol dire che le specie evolvono e fino a che si arriva all'uomo. Creazionisti, ci sono delle specie che sono state create immediatamente così da Dio e si va avanti di lì, detto in maniera rudimentale. Si sostiene spesso, favorendo anche in questo caso il formarsi di un luogo comune per ragioni ideologiche, la tesi secondo la quale la Chiesa sosterrebbe posizioni creazioniste contro la scienza che sostiene l'evoluzionismo. Oh, naturalmente questo non significa che non ci siano sette di vari fondaturuncoli, sette più o meno protestanti o anche non cristiane o pseudo-cristiane che sono dei fondamentalisti creazionisti. Sicuramente non lo è la Chiesa Cattolica, ecco, questo deve essere chiaro. Poi che ci siano gruppi settari fondati da qualcuno che ha delle accentuazioni, dire, quello sono fatti loro, voglio dire. Non è certamente il creazionismo la posizione della Chiesa Cattolica. In realtà il Magistero della Chiesa non vede nella teoria dell'evoluzione alcuna contrarietà nei confronti della dottrina della creazione come è rivelata dalla Sacra Scrittura e definita dal dogma. Questo grazie anche a un'esegesi biblica che, come dicevamo prima, non è più letteralista, ma sa interpretare adeguatamente i testi, senza togliere loro il valore storico che hanno, intendiamoci. E non sostiene nessun creazionismo la Chiesa Cattolica, nel senso di un'immediata creazione da parte di Dio delle specie animali, compreso l'uomo, così come le conosciamo ai nostri giorni. Ecco, l'unico punto è l'anima dell'uomo che è creata direttamente e immediatamente da Dio, perché è di una natura diversa. E su questo anche le scienze cognitive, oggi abbiamo accennato tempo fa, si dibattono su questa questione, no? Per spiegare la mente è sufficiente un cervello materiale, è sufficiente l'organo materiale o occorre qualche cosa di natura diversa? E questo è il problema su cui si dibattono le scienze cognitive. In quanto l'anima umana è capace di operazioni immateriali che non possono emergere dalle potenzialità della materia, qualunque grado di complessità e di organizzazione essa possa raggiungere. Però in queste tre righe ho condensato il problema delle scienze cognitive, di cui ho già detto e che non affronto adesso. Ma non il suo corpo è creato immediatamente da Dio, le cui caratteristiche possono ragionevolmente essere frutto di un'evoluzione. Non c'è nulla di incompatibile. E qui in un discorso Giovanni Paolo II, sempre alla Pontificia Accademia delle Scienze del 96, dice: a dire il vero, più che della teoria dell'evoluzione, conviene parlare di teorie dell'evoluzione. Ci sono diverse prospettive. Questa pluralità deriva da un lato dalla diversità delle spiegazioni che sono state proposte sul meccanismo dell'evoluzione e dall'altro lato dalle diverse filosofie alle quali si fa riferimento. Tra un po' spiegherò meglio questo passaggio. Esistono pertanto letture materialiste e riduttive e letture spiritualistiche. Il giudizio è qui di competenza propria della filosofia e ancora oltre anche della teologia. In sostanza, qui dice in poche parole, attenzione che sotto la parola evoluzione e evoluzionismo si possono nascondere equivocamente molte posizioni, tra cui alcune che sono riduzioniste, materialiste,
e quindi vogliono spiegare anche tutto l'uomo solo in chiave materialista, allora qui qualche problema a un certo punto ce l'abbiamo, ma non tanto sull'evoluzione come dato rilevato mediante l'osservazione. Il problema è come la spieghi l'evoluzione, più che come la osservi. E cerco di spiegare con parole mie questa questione qua. Molti equivoci sembrano nascere dal fatto di non distinguere adeguatamente, ecco, questa è una proposta che faccio io, ma non l'ho trovata in giro, ma a me sembra che aiuti a capire. Bisogna distinguere tra evoluzione ed evoluzionismo. Io introdurrei questo uso dei termini che mi sembra che possa essere chiarificatore. Dove per evoluzione si intende in fondo il dato di fatto che oggi appare documentato scientificamente dalle osservazioni, abbastanza documentato, insomma, per cui si riscontra un mutamento morfologico, cioè nella forma, nelle specie vegetali e animali, in vista di un migliore adattamento all'ambiente, cioè attraverso i fossili, attraverso gli studi che si fanno, si vede che le specie originarie più antiche avevano delle caratteristiche che non sempre si sono conservate inalterate fino ai nostri giorni, ma generalmente si è visto che una stessa specie è mutata, si è trasformata per adattarsi all'ambiente, addirittura alcune specie sono scomparse, ne sono sorte di nuove e via di seguito. Questo è ciò che chiamiamo evoluzione. Cioè il dover constatare che c'è stata una sorta di trasformazione, di mutamento o in qualche maniera, di cui ancora non si ha una chiara spiegazione, però dei mutamenti si possono riscontrare nei dati osservativi. La teoria dell'evoluzione, così intesa, è una pura descrizione, una fenomenologia, una teoria fenomenologica, come si potrebbe chiamare, del cambiamento che avviene nella storia delle specie, ovvero qualcosa che nel linguaggio dei fisici si direbbe una teoria cinematica, cioè la descrizione di un moto senza averne una spiegazione ancora. Naturalmente c'è chi contesta anche questo, però questo è ancora a livello di dibattito scientifico, tendenzialmente viene riconosciuto dalla maggioranza della comunità scientifica. Però un conto è avere una descrizione e un conto è avere una spiegazione. Una tale descrizione sembra legittimata dall'osservazione dei dati sperimentali dei quali oggi disponiamo. Ma una descrizione rappresenta esclusivamente una teoria fenomenologica, cioè di quello che si osserva, e non costituisce tuttavia ancora una spiegazione, una teoria esplicativa, capace di assegnare delle cause adeguate di tale osservazione, di tale fenomenologia. Io osservo certi comportamenti e li registro. Poi mi devo chiedere, ma perché avvengono questi comportamenti? Ho una spiegazione. Un conto è fermarsi alla descrizione, un conto è cercare la spiegazione. Allora, dire evoluzione significa dire constatare certi mutamenti, di cui però bisogna trovare la spiegazione. Per evoluzionismo, invece, si intende una teoria o almeno un approccio che vuole fornire una spiegazione in termini causali di come e perché avviene l'evoluzione. In questo senso, Giovanni Paolo II nel discorso parla, dice, ma in teoria dell'evoluzione la parola si usa in tanti significati. Un significato è evoluzione come dato di fatto e l'altro significato è evoluzionismo, cioè cercare una spiegazione, fare una teoria del perché avviene tutta una serie di mutamenti. Darwin aveva offerto una prima spiegazione in termini della selezione naturale, no? Cosa che è conosciuta, in base alla quale il miglioramento delle specie nel senso di un migliore adattamento all'ambiente è dovuto al fatto che solamente gli individui più forti sopravvivono e quindi possono riprodursi, per cui se si riproducono solo i più forti, i più deboli spariscono. Solo che una spiegazione di questo tipo, cosa spiega? Spiega semplicemente il fatto che dopo un certo tempo
tutta la specie, nel migliore dei casi, risulta adeguata al livello del più forte, perché i più deboli sono scomparsi. Se si riproducono solo i più forti, si è arrivati a pareggiare la specie al livello del più forte. Però non si è andati avanti oltre quel livello lì. Per ragioni statistiche, quegli altri si eliminano, rimangono solo i più forti. Questo significa però che da quel punto in avanti non c'è ancora una spiegazione di come si fa ad avanzare ancora, perché i più forti li hai già pareggiati tutti, quelli più deboli se ne sono andati, ma può migliorare ancora la specie? Sembra di no. Se io ho un gruppo di gente più forte e gente più debole, i più deboli pian piano si fanno fuori, i più forti si riproducono e si riprodurranno della gente più o meno forte dello stesso livello, non è che può migliorare. In realtà non perché i singoli individui siano migliorati, ma solo perché i più deboli si sono stati eliminati e non hanno avuto una discendenza. L'eliminazione dei più deboli non è sufficiente a provocare però un miglioramento ulteriore dei più forti, che rimangono allo stesso livello di prima nel migliore dei casi, poi per quanto siano forti possono ugualmente selezionarsi. Limitandosi alla sola selezione naturale, la singola specie raggiungerebbe dopo un certo tempo il suo livello massimo, pari a quello degli individui inizialmente più forti, oltre il quale non si potrebbe andare. Questa spiegazione quindi non è sufficiente a rendere ragione dei mutamenti genetici che inducono un effettivo miglioramento qualitativo del singolo individuo e non la semplice eliminazione di quello meno adatto. Occorre una causa adeguata, esterna alla specie stessa, per spiegare il miglioramento e quindi anche il mutamento delle specie, perché voglio dire, tu hai dei rettili, sopravvivono i più forti, però più in là dei rettili non vai, se non c'è qualche cosa che scatena un salto qualitativo. Ecco, con la genetica e con Monod si è introdotta l'ipotesi delle cosiddette mutazioni casuali, indotte ad esempio dall'effetto dei raggi cosmici, la cui azione modifica il codice genetico. No? Dice, beh, si comincia a scoprire il DNA, si comincia a scoprire una serie di informazioni sulla genetica, eccetera, come fai a modificarla? Ma potrebbero essere i raggi cosmici che piovono dallo spazio e che modificano la struttura molecolare del DNA e tra tante modifiche ce ne può anche essere una migliorativa, quindi dovuta al caso. La modifica potrebbe essere talvolta in senso migliorativo per la specie, però nella maggior parte dei casi, dal punto di vista statistico, è in senso peggiorativo, tant'è vero che l'effetto delle radiazioni esterne normalmente produce tumori, non è che produce un miglioramento della specie, purtroppo ne siamo anche vittime, facendo degenerare le cellule fino a risultare letale per l'individuo. Quindi questo mito del caso che magicamente migliora le cose, è stato smentito dalla statistica. Anche qui Monod ha fatto storia, no? Come se si potesse attribuire al caso il miglioramento. No, dal punto di vista statistico non è vero. Tra l'altro, è stato dimostrato facendo dei calcoli che il numero dei casi peggiori, cioè degli errori genetici, dovrebbe riempire l'universo, cioè dovremmo avere l'universo pieno di DNA sbagliati e per trovarne uno su miliardi di quelli buoni, di quelli migliori. E questo non si verifica. Si attribuirebbe così a una casualità totalmente priva di orientamento finalizzato la spiegazione del miglioramento, ma questo dal punto di vista statistico non regge. Anche solo per motivi statistici, questa spiegazione si è rivelata inadeguata a rendere ragione di un possibile miglioramento. Un passo successivo si fa nei decenni più recenti con la teoria della complessità. Oggi si parla piuttosto di emergenza di una finalità, di una teleonomia, dei processi, di una finalità orientata che sarebbe potenzialmente presente nelle stesse leggi di natura. Oggi a questo proposito si parla di informazione, c'è tutta una teoria dell'informazione, un'informazione che in qualche modo guida l'evoluzione in modo dinamico, correggendosi e anche riscrivendosi man mano che procede, in qualche misura in forza della sua interazione con l'ambiente.
Qui siamo ancora a livelli di ricerca, cioè si sta studiando questa questione dell'informazione, non si sa ancora un granché. È come una sorta di codice che si adatta all'ambiente, si perfeziona, si stanno studiando i sistemi complessi che interagiscono con l'ambiente. Però anche qui ci vuole una causa adeguata. Qui ci stiamo avvicinando alla nozione di causa formale di Aristotele, ritorniamo sempre lì, i biologi la stanno studiando, il rapporto tra informazione e forma aristotelica, quelli che si occupano un po' anche di filosofia. E qui il problema è totalmente aperto, però sembra che in qualche modo nell'informazione ci sia anche l'indicazione di una finalità. D'altra parte, gli organismi viventi, quando cominciano a essere viventi, non si muovono a caso, ma sono finalizzati a compiere certe operazioni e non altre. Quindi una sorta di finalismo sta rientrando anche dentro la scienza attraverso la teoria dell'informazione, e non per motivi vitalistici esterni, ma proprio dall'interno, cioè in qualche modo la causalità formale implica al suo interno, contiene già al suo interno anche un orientamento finalizzato, una causalità finale. Intesa in questo senso, anche la specie, stessa specie, oltre all'individuo, sarebbe un sistema capace di organizzarsi, di evolvere, finalizzandosi, apprendendo, e quindi avrebbe quel tanto di informazione che le consente, anche quando ci sono cause esterne adeguate, di migliorarsi e non solamente di rimanere al livello dei più forti. Un problema che ne consegue e ha risvolti chiaramente interdisciplinari e interagisce fortemente con la teologia, con quello dell'origine dell'uomo, in particolare quello della sua anima spirituale. Le scienze dell'osservazione, dice ancora il discorso Giovanni Paolo II, descrivono e valutano con sempre maggiore precisione le molteplici manifestazioni della vita e le iscrivono nella linea del tempo, evoluzione. Il momento del passaggio all'ambito spirituale non è oggetto di osservazione di questo tipo, che comunque può rivelare a livello sperimentale una serie di segni molto preziosi della specificità dell'essere umano. Qui tutto il problema delle teorie cognitive è centrale, tutto lo studio del rapporto mente-corpo. La mente non è computabile, è stata dimostrata, non si può ridurre a calcolo, ci sono delle operazioni che non sono riducibili a calcolo, questo è già un indizio notevole. Ci sono delle operazioni immateriali che producono l'universale astratto, che con una macchina o con un organo puramente materiale non sembra che si riescano a produrre perché non c'è una causalità adeguata. Qui siamo alle soglie della dimostrazione dell'esistenza di un'anima spirituale. Questo è l'argomento di Tommaso, era proprio basato su questo. Le scienze possono aiutarci su questo. A questo livello risultano particolarmente interessanti anche le ricerche messe in opera da quelle che oggi chiamiamo appunto le scienze cognitive, in quanto insieme alla logica e all'informatica possono aiutare a dimostrare quali siano i limiti intrinseci ad un sistema basato sul calcolo e ad un sistema complesso auto-organizzantesi. Qui si va dall'informatica, dalla termodinamica, fino a mostrare i limiti intrinseci, così come la matematica con Gödel ha dimostrato dei limiti a livello di decidibilità. Conclusione, due parole di conclusione, bisogna dirle. A conclusione di questo nostro percorso sembrerebbe di dover dire che siamo in realtà all'inizio di quello che può essere e deve essere l'avvio di una ricerca interdisciplinare in un'area di studio relativamente nuova, ma anche antica, quanto alle sue origini filosofiche remote. E questo non ci sorprende dal momento che fin dall'inizio avevamo parlato della necessità di formulare un alfabeto o una grammatica in grado di rendere possibile e praticabile il dialogo, il confronto tra scienza e fede, o meglio tra scienza e teologia. L'auspicio più volte espresso dal Magistero che il dialogo tra scienza e teologia progredisca portando frutti positivi, oggi sembra particolarmente orientato ad attuarsi attraverso una visione di sintesi messa a punto da persone che abbiano una duplice competenza scientifica e filosofico-teologica. Per cui, diamoci da fare. Concludo facendovi vedere un'immagine del Sole vista dalla stazione spaziale orbitante. Naturalmente tutti i raggi non ci sono nel cosmo, ma sono un effetto del vetro che diffonde i raggi. E questo ci sia di
augurio di aver trovato un po' più di luce nella confusione del mondo contemporaneo.